Sì, lunedì siamo partiti da qui e siamo arrivati nella prima mattinata, insomma, a questa famigerata e famosa scogliera di cui tutti parlano in questi giorni. E quello che dicevi tu, Danilo, appunto, è quello che abbiamo visto. Abbiamo visto la voglia di lottare, la voglia di cercare la libertà, la voglia di comunque resistere aggrappati a uno scoglio per poter uscire da questa gabbia, no? Che molti in questi giorni stanno definendo l'Italia come una gabbia, ed è proprio quello che la sensazione che si ha quando si arriva al confine italo-francese, di essere noi liberi di circolare con l'auto avanti e indietro dalla frontiera, cosa che abbiamo fatto più volte nell'arco della giornata, e mentre loro sono chiusi da delle transenne, e l'unico spazio di vita è questa scogliera che si rivolge al mare. E questo, insomma, è impressionante, perché poi quando uno come me, magari da tanti anni, fa movimento all'interno delle associazioni antirazziste, uno pensa: ma cosa siamo riusciti a costruire? E invece poi ti rendi conto che parlando con loro qualcosa insieme si può fare. La prima cosa che mi hanno chiesto è stato un pullman, un autobus per poter fuggire. Cosa possiamo fare per voi? Noi vogliamo un pullman e scappare lontani. E di impeto mi sarebbe venuto proprio così di portare là un pullman e farli salire e buttare giù il blocco della polizia e della gendarmeria francese. Ovviamente così è un sogno, non lo so se magari avremo mai la forza di fare questo. Quello che però dico, e ne sono pienamente convinta, è che qualcosa possiamo fare insieme a loro. Possiamo andare a Ventimiglia, possiamo andare nelle frontiere, possiamo mobilitarci davanti alle ambasciate, perché quello che sta succedendo a Ventimiglia, sul Brennero e adesso anche appunto nei confini, nel Friuli Venezia Giulia, nei confini con l'Austria, ha dell'incredibile. Ha dell'incredibile perché sembra di vivere, di essere tornati all'apartheid. Se tu sei nero, ti fermo; se tu sei bianco, puoi passare. E quello che invece stanno dimostrando con una estrema e profonda dignità gli uomini aggrappati agli scogli è che la loro battaglia, e quello che stanno dicendo in questi giorni, è che la loro battaglia non è una battaglia personale. Loro sono lì per tutti, loro sono lì per rivendicare la libertà di movimento, e per la prima volta, appunto, negli ultimi anni non mi era ancora capitato, loro dicono: stiamo facendo una battaglia politica. Per cui credo che noi, come movimenti antirazzisti, come realtà dei centri sociali, come comunità di persone minimamente democratiche che pensano che esista una forma di sostegno, non possiamo far altro che continuare, e anche in tempi molto brevi, a sostenere questo tipo di battaglia politica. Sabato, la giornata mondiale del rifugiato, e sembra quasi così ironico che se non fosse drammatico che queste persone siano ancora appese a questi scogli. Di giorno con un sole incredibile che batte sulle loro teste, di notte con le onde che schizzano acqua ovunque. Per cui io penso che se riusciamo, se è possibile, se di riuscire ad organizzarci e comunque in qualche maniera fare pressioni perché queste frontiere vengano aperte. Si sono scritti nelle magliette: Liberté, Égalité, Fraternité. Ecco, questo assolutamente in questo momento per loro non c'è, né per loro aggrappati alla scogliera, né per le centinaia di persone che sono in quella stazione di Ventimiglia, nella stazione di Milano. Possiamo fare la più bella accoglienza del mondo, possiamo essere solidali, ma finché le persone resteranno appese a quella scogliera, probabilmente non riusciremo ad ottenere nulla. Quelle persone devono essere libere di uscire da quella scogliera e di attraversare quella frontiera. Grazie.